Ecco, dato che siamo un po' in ritardo, mi perdonerete se su molti punti cercherò di andare veloce, anche perché molti degli argomenti che toccherò verranno ripresi poi dai singoli specialisti con le specifiche competenze. Questo titolo sembra un poema, però il discorso è così. In effetti, se noi siamo partiti, fate conto, nel 93, con questo 92, come vi ho fatto vedere prima, con questo percorso, beh, avevamo qualche malattia in mano, ma non sapevamo granché. E oggi ci troviamo invece di fronte a liste interminabili di malattie, di recenti identificazioni, con le loro caratteristiche cliniche, con le loro cause genetiche. E quindi necessariamente dobbiamo fare i conti con questa realtà. Da un lato è meglio, ma dall'altro... Posso andare avanti? Sembra bloccata la presentazione. Posso? Ok. Ecco, questo ovviamente non lo guardiamo neanche lontanamente, ma questo è solo un elenco spaventoso che ci fa vedere il numero di geni correlati a malattie ereditarie aneurismatiche che oggi noi screeniamo, che noi analizziamo di fronte a queste patologie. E torno a dire, siamo partiti da 4-5 anni fa e quindi sono davvero tanti. Però ecco, non perdiamo di vista un ragionamento di base che è fondamentale, che danno, la domanda è: ma perché tutti questi geni così diversi tra loro, e uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, perché se difettosi esitano tutti nello stesso tipo di problema, cioè in un aneurisma, in una patologia aortica, una patologia arteriosa? Un modo semplice per riflettere su questo aspetto è pensare a come sono strutturati i vasi. Questo è veramente quasi un cartone animato, tanto è semplice, però io non so se... Ecco, vedete, questa è la struttura disegnata da me, ovviamente, di un vaso, dove ci sono tre componenti essenziali. Ci sono le fibre elastiche, ci sono le cellule della parete del vaso, che sono poi qui quelle rosse, poi c'è il collagene, ci sono i collageni. E nei nostri vasi sono più o meno arrangiate in questo modo. Ma perché vi faccio vedere questo? Perché di malattie diverse tra loro, questo è l'aspetto normale, per esempio, di una parete aortica. Vedete le righe nere che ci sono qui? Sono tutte righe nere verticali. Sono queste fibre elastiche che sono conservate, quindi questo vuol dire che quella aorta sta bene. Ma questo è il malato, e non è detto che sia un Marfan, può essere un Lois Diez, può essere un ACTA 2, può essere un altro tipo di malattia, e il risultato fenotipico patologico non è particolarmente diverso. E quindi noi dobbiamo riuscire in futuro a capire come mai, se i miei difetti genetici lavorano, danneggiano gli elastici o le cellule o i collageni, come mai diverse modalità esitano tutte nella perdita di questi elastici? Molti di voi ricorderanno che a volte, quando mi chiedono ma perché la mia aorta si dilata, io dico sempre: è come quando mettiamo i calzini da uomo noi in lavatrice a 100 gradi, li tiriamo fuori che sono pulitissimi e riusciamo a tirare l'elastico, però quando andiamo a vedere se c'è un ritorno elastico, questo non c'è più. È un po' il meccanismo che lentamente nel tempo porta alla dilatazione dell'aorta. Allora, quel contesto di ragionamento è un po' la base anche di come cerchiamo di traslare il nostro percorso clinico, facendoci sicuramente domande sull'aspetto del paziente, su come appare, su che tipo di malattia può essere, ma anche ragionando in quale di quei tre meccanismi finirà la mia diagnosi finale. Allora, il nostro percorso è molto facile: inquadramento genetico, clinico e poi genetico. Valutazioni specialistiche varie, quindi cardiologo, oculista, ortopedico, radiologo, poverino, non si libera mai di noi e purtroppo siamo abbastanza oppressivi, e ovviamente tutte le altre specialistiche che vengono attivate se è necessario. Ecco, guardate cosa è successo nel giro di ultimi 10 anni per una delle sindromi che vi ho elencato prima nell'altra tabella. Si chiama sindrome di Ehlers-Danlos, o meglio
adesso si chiama sindromi, perché un tempo erano conosciute 3-4 sindromi di Ehlers-Danlos principali, 5, adesso sono più di 20. E ciascuna di queste sindromi ha un suo gene diverso dall'altro e ciascuna di queste sindromi ha le sue caratteristiche. Non riusciamo veramente a rincorrere in tempo sufficiente per conoscere tutte queste cose. Quindi la complessità in aumento, la domanda alla nostra competenza è ovviamente sempre maggiore e quindi a nostra volta domandiamo sempre di più in termini di competenza anche ai nostri colleghi. E tornando quindi alle nostre casettine di prima, per esempio nel caso delle sindrome di Ehlers-Danlos, io non so, oltre a disturbare, a cercare e a lavorare con le specialistiche che vediamo qui, potrei aver bisogno di qualsiasi tipo di contributo specialistico, proprio perché sono sindromi che possono coinvolgere tutti gli organi e i tessuti. La più famosa è la Marfan, qui andiamo veloce perché poi i vari specialisti che seguiranno parleranno selettivamente di questo. Vi ricordo solo che Marfan è il nome deriva da Antoine Marfan, che è il pediatra francese che l'ha descritta nel 1986 e che ha raccontato, ha disegnato addirittura le mani, le articolazioni di Gabrielle, questa piccola bambina. E questa è una foto storica, se andate su internet e chiedete Marfa vi vengono fuori questi quattro signori che sono quattro generazioni della stessa famiglia, tutti quanti affetti dal sindrome di Marfan. Comunque, che cos'è la Marfa? È una malattia a trasmissione autosomica dominante di genitore in figlio con un rischio di trasmissione al 50% per ogni nuova gravidanza, che colpisce, è del tessuto connettivo, e che colpisce il sistema scheletrico, cardiovascolare, nervoso, polmonare, occhi e tegumenti. Non perderei molto tempo su questo perché ecco, hanno contribuito a rendere famoso il Marfan tutti questi personaggi, tra cui il nostro che abbiamo visto prima, Vincent Schiavelli. Questi sono i Marfan famosi, tra cui Rachmaninov e Paganini, oltre a Lincoln che è storico ormai, e gli altri invece della seconda riga sono tutti più di giovane generazione. La sindrome, come abbiamo già visto, è multisistemica. Questa diapositiva l'abbiamo già commentata. E quali sono i problemi di cui ci dobbiamo occupare nella sindrome? Il primissimo problema è l'aneurisma dell'aorta, la dilatazione, il rischio di dissecazione, e di questo se ne parla dopo, quindi non entro nel merito, ma è un evento che non deve succedere. Un conto è se uno non sa di avere il problema e l'evento succede e purtroppo, ma se una persona è affetta ed è consapevole di avere questa sindrome, allora bisogna prevenire questo evento, non deve mai succedere. Non c'è solo l'aorta, vi sarà spiegato qualcosa anche sulle valvole, sul prolasso della mitrale, in particolare quello grave dei bambini piccoli che a volte porta all'intervento presto. Luca Vricella, che sta arrivando, spiegherà a sua volta le tecniche chirurgiche, cosa lui ha portato avanti in termini di metodiche cardiochirurgiche per correggere la mitrale. Elena Antoniazzi parlerà della lussazione del cristallino, non ci provo neanche io, ma vi dirà anche quanto può essere, scusate, difficile. Credo di aver sbagliato direzione. Ecco, quanto può essere difficile distinguere tutte le altre condizioni in cui ci può essere l'ossazione del cristallino se un oculista non è a conoscenza anche del resto. Non è che l'oculista sa solo dell'occhio, deve conoscere un po' di tutto. L'ortopedico Mosconi, cioè, più tardi ci parlerà di tutte le problematiche, delle caratteristiche, ma in particolare delle vostre domande ricorrenti nel merito di come e quando trattare i problemi ortopedici dei bambini. Il professor Magrassi ci parlerà del problema del dolore e tra i diversi tipi di dolore farà menzione anche all'ectasia durale e a forme estreme peraltro di ectasia durale che proprio lui stesso ha operato in questo caso con successo molti anni fa, risolvendo una situazione drammatica per la persona. Pneumotorace, che ormai tutti i Marfan conoscono, è un problema che è dolorosissimo quando accade, ma non uccide, non fa male, ed è causato dalla presenza di queste bolle, vedete queste palle bianche, ecco, sono delle bolle supleuriche che si possono rompere e che possono generare appunto questo collasso del polmone verso l'ilo,
Questo è un caso però operato con estremo successo, con una piccola resenzione in robotica dai nostri chirurghi pediatri. Quindi tanti, tanti problemi che possono essere risolti. E ovviamente trasmissione, come vi ho detto, autosomica dominante nel 75% e de novo nel 25%. Qui vedete un genitore che genera due figli maschi affetti, ciascuno di loro, loro a sua volta genera un figlio affetto. Però vi ricordo che questa patologia può essere de novo. In questo caso, vedete i due gemelli, nessuno dei genitori è portatore, eppure i due gemelli uguali hanno ereditato la malattia, in questo caso è la loro aorta. È chiaro che lo screening clinico genetico della famiglia consente di fare diagnosi di precisione, quindi non posso dimenticarmi dei parenti e trattare solo il paziente. Devo vedere anche loro perché, specialmente quando non presenta segni particolari di Marfan, perché anche questo può succedere. Marfan piccoli di statura, sì, è possibile. Non sono tutti, saranno un 5-8%, ma ce li abbiamo. Allora, vedete, in questo caso la malattia esordisce con una dissecazione aortica in questa signora che si salva, viene operata, ma cosa succede? Che noi con lo screening subito, immediato della sua famiglia, identifichiamo la situazione genetica delle figlie e quindi possiamo monitorizzare le figlie, trattare le figlie ed eventualmente intervenire chirurgicamente, preventivamente, non aspettando che succeda alle figlie quello che è successo alla madre. Questo è perché, anche perché il rischio operatorio, e qui Bozzani potrà dire la sua, si abbatte drasticamente. Inoltre l'identificazione del difetto genetico consente anche di fare diagnosi prenatale e preimpianto qualora una coppia lo desideri. Ma molto simile alla Marfan, completamente diversa come malattia, è la sindrome di Loeys-Dietz. Allora anche qui le sindromi erano due nel 2005, adesso sono sei e vi posso garantire che aumenteranno, perché ogni patologia che lavori in quella fabbrica, in quel contesto in cui lavora i geni del fattore, si chiama fattore trasformante beta, finisce per dare un coinvolgimento delle manifestazioni cardiovascolari, in particolare neurismatiche. Quindi è sicuramente un campo in espansione. Questa è la prima pubblicazione del New England Journal of Medicine su questa malattia. Allora si riconoscevano solo questi due tipi, il tipo 1, vedete, e il tipo 2, ma gli aspetti fisici, la faccia, tutte le caratteristiche di questi pazienti erano completamente, non totalmente per certi aspetti, per esempio la scoliosi può essere presente in entrambi, nel Marfan e nei Loeys-Dietz, ma per esempio la forma del viso, voi vedete l'ipertelorismo, vedete la distanza tra gli occhi, vedete la cute con questo reticolo venoso, vedete l'ula bifida. Questa è una caratteristica che ricorre abbastanza frequentemente, ma anche un altro aspetto importante, la tortuosità arteriosa. Tortuosità arteriosa è importante e voi vedrete i nostri radiologi la menzionano nei loro referti, perché sta diventando un parametro da descrivere nei referti, da valutare. Queste patologie, perché sono patologie genetiche ed è una caratteristica quindi di debolezza eventuale della parete, ma anche nell'aterosclerosi, che non c'entra niente con queste malattie, perché la tortuosità arteriosa, laddove c'è una placca aterosclerotica, rischia di diventare il trigger perché si rompa quella placca e si possa formare un trombo. Ecco, le sindromi sono simili per certi aspetti perché condividono alcuni tratti. Allora, il primo è l'aneurisma, ovviamente, il rischio di dissecazione. L'aspetto del viso, avete visto che questi occhi un po' distanziati tra loro, i difetti del palato, l'ipertelorismo, appunto, che fa parte dei tratti craniofacciali, la tortuosità arteriosa, le alterazioni scheletriche, ce n'è una in particolare che è terribile e che spero di non vedere più, ed è l'instabilità del rachide cervicale. Lorenzo Magrassi conosce bene questa cosa, che ne abbiamo discusso insieme e in taluni casi non siamo stati in grado di aiutare e di offrire ai pazienti un vero aiuto. E soprattutto a livello dell'occhio non c'è mai la lussazione del cristallino, che invece è quella tipica della sindrome di Marfan. E quello che può succedere ad una persona che non è consapevole di avere questa malattia, facciamo molto breve,
È questa giovane donna dell'80 che nel 2009 si ritrova per caso, perché voleva un figlio, ad avere una dilatazione della radice aortica di 56 mm, quindi molto grossa, corre dal cardiochirurgo e ripara, fa l'intervento, eccetera. Ma cosa succede? L'intervento va tutto bene. Quello che però si verifica dopo l'intervento, lei è contenta, affronta la sua gravidanza, perché alla fine si è operata per questo motivo, e ahimè durante il parto, addirittura durante il parto cesareo, la sua aorta si disseca, pur essendo stata operata, quindi senza che quell'intervento abbia potuto prevenire un evento di questo tipo, capite? E dopo pochi giorni si accorgono di questa dissecazione, perché nemmeno se ne sono accorti subito, tanto quando una donna partorisce bisogna soffrire, no? E quindi in qualche modo c'era una giustificazione anche alle sue lamentele, al suo dolore. E comunque dopo questo evento viene rioperata un'altra volta e finalmente nel 2013 arriva da noi. La signora non sapeva di avere una sindrome di Loeys-Dietz, non era consapevole di avere una malattia genetica, e questo ricorre purtroppo nelle donne che non hanno degli aspetti particolari del loro fisico, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Da lì una serie di eventi, di problemi che ha avuto anche per endometriosi eccetera, comunque attualmente sta bene e siamo contenti. E poi ecco, come ultimo esempio, e io vorrei chiudere qui, proprio mi ritorno sulle sindromi di Ehlers-Danlos, perché condividono queste caratteristiche che vedete: la lassità, l'iperestensibilità, facilità alle chimosi e una fragilità del tessuto connettivo. Ma a noi fa paura una di queste tante e tantissime sindromi dell'Ehlers-Danlos, ed è la tipo 4, altrimenti detta Ehlers-Danlos vascolare, ed è causata da difetti di un gene che codifica proprio per dei collageni, quelle filetti verdi che abbiamo visto prima. Ora, questo che vedete riquadrato in rosso, vedete, è la sindrome che ci interessa, e quello che è danneggiato è questo tipo di struttura, sono i collageni delle pareti vascolari. Ecco, questa sindrome è veramente una sindrome da trattare con grossa attenzione, con grosso rispetto, da riconoscere, perché anche un'appendicite, un intervento può diventare pericolosa e a rischio in un paziente con questa sindrome che non sa di averla, e i medici poveri e i chirurghi si possono trovare nelle condizioni di operare una persona che ha un rischio totalmente ignoto per loro. Quindi dobbiamo veramente fare uno sforzo per il riconoscerlo. Vedete? Una delle caratteristiche tipiche di questi malati è avere le mani, si chiama acrogeria, le mani vecchie in una persona giovane. E questa è una persona di 34 anni ed è inusuale che le mani abbiano questo aspetto. E un'altra caratteristica è avere questi lividi imponenti senza aver avuto dei grossi traumi, e ovviamente non assumendo anticoagulanti. La malattia è autosomica dominante, può essere... non sappiamo, in taluni casi non è definibile la trasmissione, e direi che questa è la malattia che merita la nostra attenzione. L'ultimissima è il gruppo di patologie che, anziché essere legate ai collageni o alle fibre elastiche, dipende da difetti di queste cellule, e qui abbiamo una malattia in particolare da segnalare, ed è quella correlata a difetti di questo gene, vedete scritto ACTA2. Malattia subdola, non ci sono aspetti sindromici particolari. Se voi guardate questi pazienti, sono belli, normali, intelligenti, non hanno assolutamente nulla. Se uno non esplora la loro aorta, non si rende conto di quello che effettivamente c'è a livello vascolare. E qui appunto vedete come l'aorta di una giovane collega nostra, peraltro di 29 anni, è andata incontro a dissecazioni. E fortunatamente è andata bene, è stata operata, mi ricordo i tempi del professor Viganò, però ecco, è un problema che noi conosciamo bene. Come questa ce ne sono tante altre, non le posso descrivere tutte, però vorrei segnalarvi proprio questo: quando facciamo un test genetico, vi parliamo di pannello multigene, e noi andiamo ad esplorare tanti geni, lo facciamo perché all'interno di queste malattie ce ne sono anche di poco riconoscibili.
Cioè, vedo la persona, per me non ha niente di diverso da un'altra. Se non vado a guardare dentro nella sua orta o nei suoi vasi, io non posso immaginare che c'è un problema. E sono proprio queste le patologie più difficili, le ragioni per cui noi a livello di test genetico cerchiamo di espandere il più possibile l'indagine affinché non ci sfugga eventualmente anche qualche gene raro, qualche variante rara. Ed è per questo che quando venite in consulenza vi spieghiamo cosa facciamo, ma soprattutto quando ritirate i risultati vi spieghiamo che abbiamo studiato tanti geni, che è stato trovato questo, insomma una serie di cose. Io mi fermerei qui perché siamo in ritardo. Grazie per l'attenzione.